Risate di gioia è presto, 66, eh? Risate di gioia prima, 60. 60. 60? No. Sì. Ma... Pediconi! Toglimi quello lì, il terzo a sinistra, ma ti pare che abbia la faccia del miracolato? A me! Sì, te! Ha ragione il dottore, eh? Questa è una scena mistica. Questo è pure ammonito, dottore! A dottore, a te ti ammonisco io! Se non ti fai cavolo di un giorno all'altro, te l'ho incazzato a te! Dai, dai. Si chiamava Risate di Gioia e si supponevamo tutti, e soprattutto, come si chiama? Il produttore, come Lombardo. Si chiama? Chi? Non era Lombardo? Lombardo, sì. Che era un film molto divertente, molto allegato. Invece non era per niente divertente. Sì, era divertentissimo. No, non era proprio era divertente. Era malinconico, Mario. Era malinconico, era una sconfitta, era una fine. Era una cosa triste. Poi, vabbè, i personaggi erano... Ma erano tutti sfortunati. Erano uno che doveva andare a fare il conduttore dopo la notte di Capodanno sulla metropolitana. È andato tutto per storto, mannaggia. Scusi tanto, ma lei non può fermare, ma sia cortese, no? Non è mica questione di cortesia, che qua siamo sottoterra. Ho capito. Com'è Ralph, stiamo? Erano tutti disperati, buttati allo sbando. Altri che si incontravano per strada e che non sapevano dove andare. Un americano imbriaco che rompeva le scatole a tutti. Non era una cosa, per fortuna, infatti non era una cosa da ridere, era una cosa, c'era una sua autenticità, appunto, malinconica. Hello? Io essere grande regista Cecil B. DeMille. Voler parlare con grande attrice Tortorella. Ah, un bel, Cecil DeMille è pure morto, poveraccio, ma la vuoi piantare? E questi due comparsoni di Cinecittà, ormai vecchi fra l'altro, ormai andati, che erano scansati da tutti. Lei doveva andare a sostituire se no erano in 13. Allora doveva andare a sostituire un'altra, ma non lo sapeva. Poi al momento opportuno quella che era mancata, per cui diventavano i 13, è tornata, per cui lei diventava 13 se veniva lei. Allora la scalzavano, scappavano per tutta Roma per cenare insieme a lei. Era una cosa triste, non era affatto allegra. Poi noi facevamo le battute, ci ridavamo sopra, però non era da ridere. Prendiamo l'estrazione della nostra lotteria. Poi addirittura lei incontrava un mascalzone, un giovanotto, Ben Gazzara, bello che era, giovanissimo, bello, cattivo, crudele. E insomma, sperava che ci fosse un minimo di rapporto con questo, invece non sapeva che questo si serviva di lei per andare a rubare dentro una casa, eccetera. Ecco qua la vera passione mia. Roba piccola e bella. Come ti capisco. Piace tanto anche a me, vedi? Proprio perché è inutile. In fondo il Signore si distingue da questo. C'ha la passione delle cose inutili. Poi alla fine andavano in chiesa, quello lui rubava, si denunciava lei di aver rubato la collana. E andava a finire in galera, era un'altra, perché non c'era niente da ridere, E infatti il film è malinconico, è la fine di un episodio, di un'epoca, anche del cinema italiano di quello. Era tutto in penombra, tutto sulla fine di una certa personaggi, una certa fotografia. 57, 58, 59, 60. Che fa? No, dico, ti sei fatta bionda? Beh, l'hai già detto. Che vai con quegli amici? Sì. No, ci vado più, per colpa tua, va bene? Per colpa mia. Certo, perché quando mi hai telefonato mi hai fatto perdere tanto di quel tempo. Sono arrivato all'appuntamento e non c'era più nessuno, sei contento?
Adesso vengo dal ristorante ungherese, non c'erano nemmeno lì, pensa che rabbia. Ma fa piacere. Perché sei... sei solo pure te, sai, sì? Eh sì. Si sono inventati che la commedia era... era tutta... la, era ridicola. La commedia no, la commedia... Il termine commedia è stato rovinato da, da Boccaccio. Non 70, però, quello vero. Quello vero. Perché la commedia... Perché Dante era uno... c'era una bella capoccia, no? E ha chiamato commedia quella cosa lì, non ha chiamato tragedia, quello ci ha messo divina. Allora tutti, oddio, oddio, la commedia è soltanto se è una cosa che è di grande... no, invece la commedia ha visto che un sacco di cose di tutti i generi, dolore, risate, vilipendio, come posso dire, vituperio, sconcezze, grandi amori sublimi. Quella è la commedia, non è soltanto faccio quattro, famose quattro risate e tutto finisce bene. Ecco, la nostra identità è la commedia, l'identità dell'Italia è quella, quel libro lì, che non è una tragedia. Lo è quando non lo è, lo è quando non è, anzi poi alla fine tutto si risolve in... quindi non è vero niente. E quindi la commedia, questa commedia, per ritornare a essere più modesti, la commedia lì Risate di gioia è lo stesso, non è, è una commedia sì, perché è trattato con dei toni, e invece no, in fondo è una cosa oltretutto di un'epoca, non soltanto dei due personaggi. Ma non è così schlimm. Wir haben diese Leute eingeladen. Questa c'ha la corona, deve essere un ex regina, ma ce ne sono tanti in giro. Ci sono anche dei nord europei, non si sa se sono tedeschi, austriaci, si sa bene che diavolo sono, che sono dei nazisti in realtà. Quindi è un film duro, duro, molto duro, non è così. Compresa quella canzoncina che hanno, mi ricordo che organizzarono canzoncina, era una specie di couplet che si doveva fare durante una cosa, che una scena che durante la notte di Natale. Allora gli chiedevano, ah, fate qualche cosa. Allora non era preparato, ma io dissi, ma sentite un po', voi due, Totò, Anna, avete fatto delle riviste insieme, mi viene in mente una cosa da poter fare. E allora ho detto, vabbè, sono messi da una parte, e ho detto, va bene, veniamo. Pensa che hanno fatto quella cosa lì. Geppina, Geppi. Sì. La tua voce, Geppina, Geppi. Yes. La tua luce. Sei tanto strana, ma tu mi piaci? Mi piace tanto così. Improvvisando, due minuti, un minuto e mezzo, con lui dietro e lei che fa così. Insomma, c'era tutto, c'era tutto, ho capito. C'erano gli attori soprattutto. C'erano gli attori, sì, ma c'era il senso di quello che si stava facendo. E c'era una Roma in cui si girava meravigliosamente senza bisogno dei vigili, eccetera, perché dormivano tutti, era tutta deserta. Per 60 notti abbiamo girato nella Roma assolutamente deserta, benissimo, senza, con piacevolezza. Era un po' caldo perché era piena estate, però... Venga, vedo una mano. Su, piano piano. È freddo. Vedo. Su, forza. È figlio mio, mi dà pure... Su. Abbia... Che? Vi sentite meglio? È solo freddo, abbia più senso un momento. Dia più botte. No. Si girava meravigliosamente bene. Tutta la Roma deserta, tutte le strade sgombre, nessuno dava noia, nessuno si interferiva. Si girava, la mattina veniva presto perché era estate, quindi si girava, le ore erano poche, erano dalle 9, perché prima che faceva notte, dalle 9 alle 4 e mezzo. Ma tu dimmi te, dove passiamo la mezzanotte, io e te soli per strada? Dimmelo. Ci fai pure il cavaliere, invidi le persone.
Ma tu guarda che cretina io a cascarci. Ma potevo restare là che c'avevo già la compagnia, l'avevo trovata. Ma che cavaliere sei te? Tu sei una palla di piombo, figlio mio. Chi sta con te ad affondare per forza? Ammazzalo che freddo. Non si è mai capito, Romagnani, se era contento o no. Era contenta dopo. Dopo? Perché era insicura. Sì. Senti, se non ti conoscessi mi dovrei offendere. Beh, tu non mi conosci, guarda. Offenditi una buona volta e non se ne parla più. È nervosa lei. Quel vestito era l'unico vestito che c'aveva per tutto il film, l'ho portato. Ed era però, era sempre nuovo, non so come dire, sempre... Non essendo poi niente di speciale, perché non poteva mica fare chissà che. Era, il personaggio era una capa comparsa qualsiasi, quindi non era... Però gli stava... Se lo rigirava proprio bene il vestito, tutto carino. Era proprio... C'era tutto, c'era anche Barboni, c'era anche quello, c'era... Barboni c'aveva una sofferenza. Barboni poi lo voleva la Magnani disperatamente. Lo voleva, sì. L'ha sempre voluto. Sì. Dalla città all'inferno. Ma soffriva terribilmente di piedi. Lui appena c'aveva la pausa, invece di mangiare... si precipitava con i suoi, no, con noi, no, con uno di loro che era il più schiavo, a fare dei pediluvi di cose calde perché sì. Non so che c'aveva i piedi. So. E stando poveraccio tutto, ore e ore in piedi, soffriva da Poi siccome quel film si faceva tutto de notte, dalle 8 di sera, alla mattina alle 4, alle 3, e allora era proprio sofferentissimo, me lo ricordo. Tortore, ci ho ripensato. Salute. Fuori c'è quella signora che mi cercava. Bisogna che le vada a dire qualche cosa, non è carino da parte mia. Che hai detto? Me ne devo andare. Tanto non hai più bisogno di me, sei buona compagnia. Tu fa come te pare, sei libero. Signori, scusate tanto, buon anno. Totò poteva fare tutto. Era molto segnato un po', Non ci vedeva proprio quasi niente. Però, insomma... E doveva fare questo attore, questa vecchia comparsa, poi era succube di questa. Mirando. Quindi era quello, era. Doveva fare diversamente. Coi piedi piatti. Aggi! Io ho chiuso, caro mio. Mi sono divertito abbastanza questa sera. Nemmeno ho cenato. Totò, aveva il fatto che gli dicevi tutto, lui imparava tutto a memoria, mica era uno che dice, ma che faceva? Si inventava. Non si inventava niente, tutto. Cioè si inventava che le cose gli uscivano, come posso dire, fuori dalla norma, fuori dai tempi, le intonazioni, eccetera, non erano quelle, ed erano, avevano la loro qualità che era sempre sorprendente, spesso, se voglio dire, adesso poi, sempre, era quello il fatto di Totò, la gestualità anche, era sempre... al di fuori. Io me ne vado, ma chi? Senti un po', tu levati la giacca, levati la giacca. A me non me ne frega niente, hai capito? Okay, infatti lui aveva esordito facendo il teatro futurista. Lui era stato un attore futurista. Quindi voi non sapete cos'era il futurismo o cos'era. Io me lo ricordo da bambino. Bambino ero piccolo. Mi portavano a Bologna a vedere queste cose futuriste. E io, pur essendo bambino, 5-6 anni, ero stupito per quello che succedeva in sala, mica perché quello che facevano loro non capivo bene. In sala tutto il pubblico stava lì urlando, gestendo, spernacchiando, tirando cavri, eccetera, contro gli attori. Io ero bambino, ero un po' stupito, un po' mi divertivo. Quello che si svolgeva in sala, non avete idea, contro questi attori futuristi che lavoravano in scena a fare delle cose assurde. Non avete idea. Allora io questa cosa mi è rimasta sempre impressa, dico ma che come mai, che succede qua? Me lo ricordo benissimo questa cosa. Lui era uno di quelli che ha esordito da giovanetto, proprio le prime cose, facendo il futurista. E quindi c'è qualcosa, insomma, via. Allora, sei contento? Rieccolo. Sei contento? M'hai rovinato la serata. Almeno dimmelo, sei contento? Io? Sì. Era formidabile anche Ben Gazzara. Ma sì. Porca miseria, quel ragazzo lì, sì. Con quel tono, con quell'aria, con quel tono, che poi lui si innamorò di Roma e dell'Italia. Beh. È diventato italiano, lui ancora circola per l'Italia
malamente. Sì, sì, sto sempre qua. Dai. Per favore di Dio, perché... di quel gruppo di attori strepitoso che ha fatto quei film di Cassavetes, era uno dei Cassavetes. Però è andato là e poi veniva sempre in Italia, voleva stare in Italia. Ma la scelta di Ben Gazzara, c'era una coproduzione americana oppure... No, no, cercando fra questi... oddio, non era un... Un grande nome ancora, no? No, ma non era nemmeno in realtà, è che lui era bravo, era giusto come... Non era un... come si dice, un borgataro romano, No. Non lo era. Faceva un'altra cosa bene e quindi andava benissimo. Se le cose stanno così può essere che finisce a schifo. Quell'americano è amico nostro e non ci e piace. E poi supportato da una serie di seconde parti stupefacenti, erano tutti bravissimi, erano tutti, sapevano quello che dovevano fare, bastava una parola perché subito rispondevano a quello che gli si chiedeva. Macruni faceva mangiava le lenticchie. Buon anno anche a te, amico mio. Diamoci un bacio. L'ho scelto perché lo conoscevo, avevo visto in varietà, faceva anche del varietà. Poi aveva fatto qualche cosa al cinema, o no? Sì, forse sì. Se può favorire nel pergamino, ci stanno un po' delle lenticchiette così. Oddio, no. Faceva infatti macaroni, non è che facesse una cosa diversa. Sì, ma l'avevi doppiato con una voce senza voce. Ah, sì, sì, si sforzava. Sì, 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 si sforzava, sì, sì. Non mi ricordo che era. Mi ricordo quella scena ultima in Corso Vittorio, all'alba, l'abbiamo fatto tutto fare alle 4, non mi ricordo, fai conto, alle 5 e mezzo. Cagarogna! Ma io lo ammazzo! Corso Vittorio, deserto, meraviglioso, si girava con questa luce così, cominciavano allora le prime auto, ma sempre poche ce n'erano, circolava poca roba per Roma. Le prime cose così, mi ricordo è stata una cosa che io tanto, per tutto il film avevo in mente questa cosa, oddio, dico chissà che succederà adesso quando finisce la notte e si rimette in moto la città, io devo girare proprio a quell'ora lì, chissà che è successo, niente, tutto era perfettamente, sembrava tutto fatto apposta, tutto regolato da qualche aiuto regista, no? Adesso lo difendi pure, eh? Lo difendo, un bel lasciame perde, lo capisco, lo coso, lo giustifico, insomma. Quello è un delinquente. Sì, è un delinquente. Io ho fatto quello sequenzio per dire me la cavo in un'ora e mezza pensando che ci fosse il finimondo. Era anche una questione di luce, perché poi la luce era quella, la luce dell'alba. Non è che dura più di un'ora, un'ora e un quarto. Perché noi non abbiamo il coraggio d'essere delinquenti. Lui almeno sto coraggio ce l'ha, se Dio vuole. È un ribelle lui. Allora, dottore, diamo la giusta dimensione alle cose. Quello è un tagliaborse, un ladro di galline, ecco quello che è. Si poteva fare perché gli attori erano uno alla Magnani, uno Totò e l'altro Ben Gazzara, sai, cioè li hai lì e gli dici guarda, famo così, vabbè, famo così, sì. Poi gli dici una cosetta, che poi l'attore, il vero attore, non è perché ci sono degli attori bravi, bravi, non sono mica così, i quali se tu gli spieghi, gli dici una cosa, guarda vorrei questa cosa così, poi ti capiscono, non è che non ti capiscono, è che non lo sanno fare, non lo sanno rifare. Tu dici no, va bene come abbiamo questa prova così, però Mastroianni, un pochino più malinconico, una punta di malinconia, vabbè ho capito, la faceva. Tu lo dici a un attore bravo, e ti saluta, la punta di malinconia la 15 volte e poi dice vabbè ho capito, lasciamo andare e se ne parla più. Quello è il fatto, non è che non capisco, non è che posso così, sono cretini, capiscono quello che uno vuole, ma non lo sanno scrivere, non lo so questo. L'attore lo dice a Tognazzi, vabbè, e fa. Questo è il fatto. Ma come fai a non capire, Umberto? Che se ci sono tanti giovani sciagurati che buttano così male, la colpa è della società perché è fragica. La società è fragica! Ah, sì. Già allora era fragica, già cominciava allora. Figuriamoci adesso, infatti
è una cosa che appunto annunciava tutto, annunciava, ma non è che fosse poi così anticipato, è perché eravamo così, si annunciava tutto. Nel 60? Porca Sì. miseria, ma sei sicura? Beh, Sicurissima. allora vedi, perché era il boom, ma al massimo del boom. Avevano fatto De Sica, aveva già fatto quello, chi era? Quello che si Aveva già vendeva fatto il l'occhio. boom, Il boom si vendeva l'occhio. Quindi la commedia italiana faceva delle cose terribili con il fatto di ridere. Rideva anche sul fatto che uno si vendeva l'occhio sopravvivere, sì. sì, pensa tu. Però era da ridere, si diceva, era una commedia. Chiudetela! Per fortuna che c'è stata questa generazione, quella generazione, una generazione e mezza che c'è stava lì, faceva gli attori, facevano gli scrittori, facevano pure i muratori, facevano i mestieri di umili, era tutta una generazione che sapeva che quello che faceva, voleva farlo, che le sapeva le difficoltà della vita, aveva vissuto, intanto aveva vissuto dopo veramente tutto il Certo. periodo fascista, si era poveri, eravamo poveri, tutti quanti, si era poveri. A casa mica, cioè, il riscaldamento era molto 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 calcolato, si stava tutti in cucina, si facevano i compiti in cucina, mi ricordo, perché era l'unica stanza calda, e quando dovevi andare in camera, correvi in camera di corsa e ritornavi indietro. Se non spengevi la luce quando uscivi da una stanza, pigliavi uno scappellotto. Si viveva così. Ma non è che tutti, eravamo tutti d'accordo, eh. Non è che si diceva, mannaggia, guarda qua, eravamo tutti così. L'Italia viveva così, poco da fare. Quando era caldo, la roba se dovevi comprarla, se non c'era frigoriferi. Deve sempre essere nuova, se no non so come si conservava. L'inverno si metteva in quelle gabbiette, mi ricordo, in quelle cose fuori dalla finestra, sul davanzale. Tutti, tutti. Cioè era una condizione di povertà che era talmente comune. Però non è che uno diceva, porca miseria, guarda, io vorrei essere come quello là. Come, boh, quello là, sì, poco di meglio c'era da fare, sì, non si sa. C'era l'acqua calda la mattina per 2 ore invece che per un'ora come facevano a casa mia, non lo so. Era una cosa molto condivisa. Poi è venuta la guerra, capirai, i bombardamenti, la distruzione. Quando tutto è finito siamo trovati che era una meraviglia, finalmente è finita la dittatura, perché, ma proprio tutto questo, la dittatura, è finito i bombardamenti, il mercato nero, e tutto, insomma, tutti erano contenti, allegri, tutti quanti erano come sono i poveri, si aiutano, perché poi eravamo tutti abituati che se c'è bisogno di un po' d'olio lo chiedi alla vicina di casa, senta, c'è un po', se te lo dà, era tutto un darsi, un aiutarsi, tutti. È così è uscita fuori questo fatto che si sono fatte le autostrade, è venuta fuori la lambretta, l'energia, i palazzi si sono rifatti, le industrie, era tutta gente che aveva un'altra condizione della vita. Olivetti c'è stato, ragazzi, c'è stato Olivetti in Italia, ma scherziamo, questa era la grande industria. Quindi, insomma, via, è durato 15 anni, 20 anni, che devo dire è stata rifatta veramente l'Italia, come mai è stata rimessa in sesto e dato un benessere che non aveva mai avuto nella storia l'Italia, mai, mai. Poi certamente la generazione che è venuta dopo Ma ha visto, certo. diceva, ma guarda quanta roba che c'è a disposizione, è venuto il consumismo, tutto era, prima non c'era niente. Il mercato nero, bisognava conquistarsi la roba, la guerra, eccetera. Poi, a un certo punto, negli anni 60, appunto, i mercati, le cose sono state inondate dai prodotti, la pubblicità, quello, quell'altro, eccetera. La generazione venuta dopo ha detto ai genitori: sì, senti un po', vabbè, basta adesso qui, godiamoci anche un po' la vita, la roba c'è, i frigoriferi c'è, porca miseria, se accendiamo un momento il riscaldamento, stiamo più caldi, lasciamo perdere, godiamoci anche quella vita. E quindi è venuto fuori tutto. È venuto fuori il consumismo, la sopraffazione,
Noi siamo tutti sullo stesso piano. Il volo, come si chiama? Il 18 proletario, tutti dovevano avere il minimo di cose. I professori, gli studenti insultati, sbeffeggiati, non tenuti in nessuna considerazione, anzi, guardati come essere ridicoli, vietato vietare, una cosa infame, uno degli slogan più infami era quello, appariva su tutti i muri dalla Francia, vietato vietare. Ah, così è, ecco qua, vietato vietare, è successo finimondo. E pian piano, di generazione in generazione, siamo qua. Cari miei. Ahimè noi. Ma che dobbiamo fare ora?